la sensazione di straniamento che si può avere all'inizio in questa mostra, cioè l'idea che affronti un tema architettonico rilevantissimo ma lontano dalla nostra tradizione. In realtà non è così, dal 1960-70 a oggi in Italia sono state costruite milioni di case unifamiliari, solo che sono state costruite senza gli architetti, senza la bellezza, senza l'idea di una collaborazione creativa tra l'architetto e il committente. Per questo a noi ci è piaciuto proporre queste case, perché fanno vedere come non è vietato abitare in case unifamiliari come fanno moltissimi italiani, ma che bisognerebbe farlo pensando sempre di produrre uno spazio migliore e significante. Per alcuni di questi architetti appunto questo rapporto e questa scelta di customizzare la casa diventa estremo. Nel caso della Pony House, che è un progetto di Atelier Bauhaus, cioè dello stesso studio che ha curato l'allestimento di questa mostra, è una casa disegnata per una signora che dopo i 50 anni è andata in pensione e ha deciso che avrebbe dedicato il suo tempo a un pony, un piccolo cavallino che lei alleva nel suo giardino, per cui la casa è disegnata per avere due quartieri ovviamente indipendenti, dove la signora e il cavallo dormono, diciamo, stanno per conto loro, e poi una zona intermedia dove tutte le funzioni che i due possono fare insieme, no? Prendere il sole, riposarsi, mangiare, eccetera, è disegnata apposta per accogliere questa singolare convivenza.